Buongiorno cari amici, benvenuti su questo canale, sono Pittrice Ludmila Filippova e oggi vi invito a fare insieme a me una passeggiata che prevede anche un piccolo plein air, di quale parleremo un pochino più avanti, in un posto davvero meraviglioso che si chiama Centro Botanico Motta di Vitorchiano. Tra l'altro è vicino a casa mia, perciò mi ritengo molto fortunata di poter visitarlo ogni anno durante la fioritura delle peonie. E pensate che questo parco raccoglie una collezione di oltre 250.000 esemplari, tra cui circa 600 varietà differenti. Oltre alle peonie, qui c'è una meravigliosa galleria delle piante di glicine, tante piante delle rose, dei vari colori, c'è anche la mia tanto amata lilla, che ormai è sfiorita purtroppo, tanti fiori di iris, e quindi è un posto perfetto per fare le passeggiate, osservare le bellezze della natura e anche per dipingere ovviamente dal vivo qualche piccolo sketch. Oppure qualche opera più seria, tipo portando con sé i colori ad olio con una tela e dipingere le vostre creazioni. Ovviamente dipende dalle vostre scelte personali. Io, a dire la verità, ormai da qualche anno ho fatto una scelta consapevole di portare con me in giro principalmente i colori ad acquarello, con uno sketchbook non troppo grande, perché dipingere ad olio in plein air io trovo abbastanza impegnativo, e anche in verità lo è effettivamente. Ora vi spiego perché, in modo che vi rendiate conto e vi preparate bene su tutti i fronti. Uno, perché ci vuole parecchio tempo, e a me ad esempio comunque mi piace godere anche la passeggiata, stare con la mia famiglia, oltre che a dipingere, anche perché io personalmente dipingo tutto il giorno, tutti i giorni della settimana, perciò mi piace anche fare una passeggiata e godere la natura, godere la bella compagnia di altra gente, perciò preferisco fare qualche cosa veloce e non troppo impegnativo. Due, è una cosa molto importante da considerare, che quasi sempre c'è una luce molto forte, molto sparata, la luce del giorno, la luce solare, almeno che non si dipinge la sera, e quindi bisognerebbe portare appresso o un ombrellone, sarebbe meglio, oppure almeno un cappello che vi proteggerà da questi raggi molto forti. 3. Dovete essere anche pronti ad affrontare i numerosi insetti, la polvere che puntualmente si attaccheranno sulla vostra tela e sui colori freschi ad olio. E io devo dire la verità che questa cosa è abbastanza fastidiosa, soprattutto se andrete a dipingere i fiori magari in mezzo a un campo. Io ho avuto questa esperienza e devo dire la verità che mi sono trovata a un certo punto in mezzo a tantissimi api, farfalle, moscerini, non ne parliamo, che si attaccavano tutti sulla tela, e quindi dovete essere consapevoli anche di questo. La quarta cosa che posso dirvi è che bisogna essere davvero fortunati da non incontrare anche una giornata ventosa, altrimenti sarà abbastanza complicato di tenere la tela ferma. Io ultimamente ho dipinto su campo di lavanda, a un certo punto si è alzato venticello, poi un vento sempre più forte, veramente non sapevo come concludere il dipinto perché tela veramente volava da tutte le parti, ero tutta sporca di colori, non sapevo come veramente tenerla fissa, nonostante che la fissavo e tutto. Comunque quando c'è vento può essere abbastanza problematica la cosa. E infine, ultima cosa di quale voglio parlare, è un altro momento abbastanza frequente, se andrete a dipingere soprattutto nei luoghi pubblici, e che sicuramente avrete qualche spettatore,
che vorrà magari osservare il processo della vostra creazione, sicuramente vi vorrà fare qualche complimento o qualche domanda. A me, per esempio, ultimamente mi capita molto spesso di ricevere le richieste di fare le foto delle mie mani, per esempio, mentre dipingo, oppure direttamente del dipinto. E quindi, se non siete abituati a parlare con le persone, se siete magari principianti, non vi sentite tanto ancora bravi, sicuri nella vostra arte, anche questo può essere un piccolo disagio. Perciò, come potete immaginare, ci saranno parecchie distrazioni, e quindi se siete motivati a dipingere in un modo molto concentrato, in un modo serio, ed essere produttivi, vi consiglio di andare a cercare un posto abbastanza isolato, tranquillo, dove potrete dipingere con più serenità. Io, ad esempio, sono una persona molto socievole, adoro parlare con le persone, anche con quelle completamente sconosciute, sono sempre aperta al dialogo, anzi, vi dirò di più, tutte queste cose mi caricano moltissimo di energie, di ispirazioni. Amo i complimenti, osservazioni, anche le critiche se sono costruttive. Amo attenzioni delle persone, perché mi piace anche osservare che impatto ha la mia arte su altre persone. E quindi in questi casi mi sento molto nel mio agio, anzi, a volte vado proprio alla ricerca di queste situazioni. Addirittura mio figlio una volta mi ha chiesto: mamma, ma non ti dà fastidio che ogni 5 minuti la gente ti distrae, ti chiede qualcosa? Io ho pensato un po', ho ragionato su questa cosa e ho capito che non solo le persone non mi distraggono, non mi disturbano, ma anzi mi fanno un grandissimo piacere quando regalano a me, alla mia arte, le loro attenzioni, perché in fondo noi artisti lavoriamo e creiamo per il nostro pubblico, per i nostri spettatori. E vedendo questo trasporto, questa bellissima attenzione, perché quasi sempre nel 99% dei casi è una bellissima energia, un bellissimo trasporto, perché la gente ti fa complimenti, anzi ammira le nostre capacità artistiche, e questa cosa può essere più che altro una benedizione che una distrazione. Ovviamente ho voluto dedicare oggi la mia attenzione alle varie problematiche, alle varie difficoltà quando si dipinge in plein air, però non assolutamente per scoraggiarvi o per dirvi che non bisogna andare a dipingere di fuori, perché ci sono tante situazioni che possono crearvi un disagio. Assolutamente no, volevo semplicemente prepararvi meglio per raccontarvi che cosa può aspettare di fuori un artista che andrà a dipingere soprattutto qualche opera impegnativa, tipo dipinti ad olio, eccetera, e sapere, essere pronti di affrontare queste situazioni. Ovviamente, oltre a questi piccoli scomodità, ci sarà una marea di cose bellissime, di cose piacevoli che troverete. Prima di tutto, ovviamente, contatto con la natura, aria fresca, uccellini che canteranno, farfalline che voleranno, tantissimi fiori, tantissimi colori, e quindi vale assolutamente la pena di ogni tanto andare a dipingere in plein air. Detto questo, oggi non ho avuto le grandi aspettative sul risultato finale di questo plein air. Ho deciso di non cercare di portare a casa i dipinti fatti bene, tutti precisi, tutti definiti bene, anche perché in queste condizioni tutto ciò era praticamente impossibile, perché in alcuni momenti ho dipinto in piedi tenendo sketchbook in mano, in altri avevo materiale appoggiato sulla panchina
stavo seduta quasi per terra, a volte stavo seduta sulla panchina con sketchbook appoggiato sulle ginocchia, e quindi la comodità lì non esisteva per niente. Perciò non dovete mai e poi mai scoraggiarvi se dipingendo in plein air non sarete tanto soddisfatti del risultato, perché fare i sketch veloci, schizzi ad esempio, sono completamente un'altra cosa rispetto alla pittura comodamente a casa. Però sono perfetti esercizi che allenano la mano a livello tecnico, allenano la nostra capacità di osservazione, di riprodurre le giuste proporzioni, di scegliere la composizione giusta e più armoniosa, ed anche la velocità del lavoro ha la sua importanza, cioè imparare ad essere produttivi, avere un certo ritmo e cercare di concludere quello che abbiamo iniziato. Perché voglio sottolineare questo momento? Perché dall'esperienza personale posso dire che c'era un periodo nella mia vita, periodo iniziale di anni fa, quando non riuscivo a finire i dipinti. Ci stavo tanto tanto tempo sopra, mi impallavo su qualche parte, non riuscivo ad andare avanti, e alla fine diventava davvero una cosa pesante quando mi passava ispirazione e dipinto era ancora a metà strada. E devo dire che ho risolto facendo tanti piccoli sketch, soprattutto gli sketch a tempo. Mi davo tempo, tipo 15-20 minuti, anche mezz'oretta, entro quale dovevo concludere. E così ho imparato a dipingere più velocemente, sono diventata molto produttiva ed anche ho sciolto la mano tecnicamente. Poi magari farò qualche video a parte dove vi farò vedere i miei sketchbook, perché ce l'ho tanti sketchbook con tutti questi schizzi, piccoli dipinti, eccetera. È una cosa molto bella e anche curiosa da vedere. Tornando alla giornata di oggi, ho deciso semplicemente godermi questa bellissima passeggiata, godere la pittura d'acquarello che adoro, insomma, divertirmi e vivere il processo in sé. E devo dire che a una persona come me, tutta precisa, tutta perfezionista, che ama tantissimo i dettagli, queste esperienze fanno più che bene. Mi sciolgono, mi permettono di essere più spontanea, più spartana, direi. E quindi la mia soddisfazione non ha limiti. Dunque, alla fine ho fatto due sketch diversi con peonia bianca e peonia fucsia. Non sono riuscita a fare altro perché ho scattato tantissime foto dei fiori per avere materiale per le mie future opere. E quindi mi accontento con questi due sketch. Devo dire che ultimo finivo proprio anche dopo la chiusura del parco. Sono andati via tutti, io stavo sulla panchina veloce veloce, aspettatemi, non chiudete cancello perché devo proprio fare ultime due pennellate. Io spero che con questo video siamo riusciti a trasmettervi le bellezze e l'atmosfera di questo posto davvero magico, ma soprattutto spero di avervi trasmesso la voglia o almeno una curiosità di provare a dipingere in plein air. Se non l'avete ancora mai fatto, ora sapete tutti i vantaggi e anche cosiddette problematiche, per essere più consapevoli e preparati quando andrete a dipingere all'aperto. Intanto io vi saluto, continuate a guardare questo video fino alla fine, come sempre aspetto i vostri commenti, iscrivetevi al mio canale per aiutarmi a crescere ed avere anche un po' più di entusiasmo per fare i nuovi video per voi.